Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi di cosa parliamo? Parliamo del come si leggono questi, cioè gli esami del sangue. Può servirvi sicuramente e in particolare andiamo a capire il perché di tutti i vari dati, di tutti i vari parametri, cosa si sta cercando in poche parole. Ma prima ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, sono uno studente di medicina ormai al quarto anno, metà del quarto anno in verità, e sto procedendo piano piano verso lungo questo percorso che si chiama laurea, qui non so mai se aggiungerò, nonostante non abbia esami indietro. Sono diabetico da più di 15 anni e tra l'altro queste sono le mie analisi del sangue che ho fatto nel 2019, 8 giugno 2019, i miei esami del sangue. Andremo a guardare tutti i vari parametri, cosa vanno a misurare e il perché. Ti ricordo che sul canale puoi trovare un'altra serie di video che sono a tema quindi diabete, a tema quindi gestione delle glicemie, capire il perché di alcune scelte terapeutiche come questo video, le nuove opzioni e le nuove possibilità tecnologiche invece che vengono messe ad oggi a disposizione, dai sensori fino a capire come collegarli con un orologio o la gestione di diabete e sport. Ok, veniamo a noi, partiamo dall'alto. Dove sta? Ok, primo parametro che vedo, glucosio. Non penso ci sia glucosio ed emoglobina glicata, non penso ci siano grosse discussioni da fare. Glucosio ovviamente è quello che viene rinvenuto durante il prelievo, sappiamo già quali sono i valori di riferimento, non serve che ci venga scritto da 55 a 105, però comunque è indicativo di quanto noi dobbiamo avere di glicemia. E sotto ovviamente viene espresso in due valori, ovvero milligrammo decilitro, quello che tendenzialmente usiamo noi in Italia, che troviamo anche sulle classiche macchinette glucometri, io le chiamo macchinette perché sono abituato così da piccolo, o in millimoli su litro, ma in questo caso che è il parametro che ho utilizzato negli Stati Uniti. Sotto troviamo quindi l'emoglobina glicata, che viene espressa o in percentuale sull'emoglobina totale o come millimoli su litro su moli, giusto, sì, come su moli. Questo perché è il parametro che ho utilizzato negli Stati Uniti. Tra l'altro a me è capitato, quando ero stato negli Stati Uniti, mi venisse chiesto i valori di glicemie per valutarli prima e dopo gli allenamenti e durante le giornate. Quindi io scrivevo i miei parametri di glicemia e quello che mi veniva fuori è che io scrivevo la glicemia in milligrammi decilitri, gli altri scrivono in millimoli, e io li guardavo e dicevo: o io sto morendo o voi state morendo, cioè c'è qualche quadra che non coso qui, non abbiamo capito la regola del gioco in qualche modo. E quindi poi alla fine ho scoperto che era legato a questo motivo qua, anche perché io sono andato negli Stati Uniti, che è stato l'ultima volta che sono stato tra l'altro ormai negli Stati Uniti, che era il 2019. Oddio, era un mese dopo questa data qui. Ah, però, un mese dopo rispetto a questa data sono stato negli Stati Uniti per la mia ultima volta a fare l'attività con i professionisti. Per cui lì non avevo ancora le conoscenze mediche che ho adesso, non che ora io possa sostituirmi a un medico, ma quello che so sono l'unione di conoscenze mediche acquisite durante questo percorso che è la mia facoltà di medicina, e in parte sono legate a quello che è la mia esperienza con le glicemie. Ok, scendiamo. Colesterolo totale, quindi cosa dobbiamo dire del colesterolo totale? Colesterolo totale innanzitutto sappiamo e si correla a quello che troviamo sotto, colesterolo HDL, a volte viene misurato insieme anche l'LDL, e il trigliceridi. Colesterolo totale quindi dato all'unione dei vari tipi di colesterolo, colesterolo HDL quello buono, LDL è quello cattivo. HDL sta per High Density Lipoprotein, LDL e VLDL, che sono quelli di colesterolo cattivo, sono Low Density oppure Very Low Density Lipoprotein. E cosa vanno a misurare? Vanno a misurare quindi il livello di colesterolo che troviamo all'interno del nostro circolo sanguigno. Perché distinguiamo tra buono e cattivo? Perché il cattivo è quello che passa tra virgolette nel nostro circolo sanguigno e distribuisce in giro molecole di colesterolo, cioè va alla cellulina e dice: ti serve il colesterolo per produrre energia? Dice sì, no, forse, non mi ricordo, e va avanti. Ovviamente se noi assumiamo tanto colesterolo, più di quello che sono la nostra necessità, una volta che avrà finito il giro lui dice: beh, ce l'ho ancora io però sto colesterolo, safò, e magari inizierà ad abbandonarlo in giro, che verrà poi fagocitato dai macrofagi che diventeranno schiumosi e moriranno adesi alle pareti, si formerà poi la placca aterosclerotica e quindi avremo l'aterosclerosi con tutte le complicanze cardiovascolari associate. Quello è il colesterolo. L'HDL, che invece è il colesterolo buono, cosa fa? Il colesterolo buono è quello che passa e cerca di rimuovere il colesterolo in eccesso, dice: non ti serve, porto via, per evitare proprio questo fenomeno. L'avessero spiegato così a me sarebbe stato molto più facile da capire, ma non me l'hanno spiegato così.
ed è una versione molto semplificata. Ok, trigliceridi non sono altro che quindi l'unione di una molecola di glicerolo a tre molecole di acidi grassi, ovvero abbiamo lo scheletro di glicerolo così e tre acidi grassi associati. Quindi questi danno un sacco di energia, proprio perché un acido grasso è una catena molto lunga, si parla di catena perché abbiamo tante molecole di carbonio tutte attaccate, e avremo quindi queste molecole di carbonio tutte attaccate l'una alle altre, che potranno poi essere scisse per dare energia. In questo caso ovviamente, se già una catena dà più energia di quello che dà il glucosio, immaginate averne tre. È per questo che i grassi hanno anche molte più calorie del glucosio. Un grammo di glucosio ha 4 kcal, un grammo di lipidi, quindi olio pensiamo, quindi grassi, ne ha 9, quindi più del doppio. Ok, aspartato aminotrasferasi, guardiamo più semplicemente, non stiamo a vedere aspartato complesso, concentriamo su trasferasi. Che cosa sono le trasferasi? Trasferasi sono degli indicatori di come funziona il fegato. Se le trasferasi sono giuste, il fegato è a posto; se le trasferasi non sono giuste, il fegato non è a posto. Questo è quello che ci serve interessare a noi. Quindi, da quando troveremo questo parametro, servirà semplicemente per capire come sta il mio fegato, com'è la salute del mio fegato. Il fegato sta bene, il mio fegato sta male, deve migliorare oppure no. Sotto IGFR, velocità di filtrazione glomerulare stimata, perché viene calcolata secondo l'acidi K-EPI, che è una formula che serve per avere un valore indicativo, e associata a questa troviamo anche la creatinina. Perché troviamo IGFR e creatinina? IGFR è una stima di quella che è la funzione renale, ok? Quindi viene attribuito un valore, i valori normali per i soggetti sani sono maggiori di 90, anche se troverete scritto magari superiore a 60, perché 60 è quello, è il valore che poi effettivamente punta il campanello d'allarme per farti andare dal nefrologo, che è quello che guarda i reni, perché i reni sono degli organi fantastici sotto questo punto di vista, perché riescono a compensare le funzionalità normali fino a 5 volte, quindi sono in grado di lavorare fino al 500% della loro funzionalità, per cui col 20% dei reni possiamo fare il 100% della nostra attività normale. Ovviamente se è molto vicino andare in dialisi sotto il 20%, però si cerca di fermarci molto prima, per cui è importante, dato in un soggetto diabetico che i reni sono comunque frequentemente colpiti e possono anche essere alcuni principali responsabili di alcuni tipi di patologie renali, in particolare la nefropatia diabetica, quella più diffusa, e bisogna fare quindi molta attenzione. Associato a ciò troviamo la creatinina che, insieme a calcolo della clearance della creatinina, calcola quanta creatinina viene rimossa, e quindi è un altro indicatore di quanta funzionalità renale abbiamo, perché se abbiamo tanta creatinina vuol dire che i reni non riescono quindi a buttarla fuori, e se non la buttano fuori vuol dire che ci resta dentro. Se non la buttano fuori vuol dire però che, oltre a starci dentro, abbiamo un problema ai reni, e quindi di nuovo bisognerebbe andare a farsi controllare dal nefrologo, e questa è una prima parte. Infine arriviamo alla tirotropina, perlomeno io ci ho segnato tirotropina, non sempre viene misurata magari in periodi alterni o magari a volte viene misurata a diagnosi e poi non viene più misurata. Questo perché la tirotropina o TSH è l'ormone tireostimolante, viene prodotto all'ipofisi ed è un ormone che serve, appunto come suggerisce il nome stesso, a stimolare quella che è la tiroide, per andare a produrre quelli che sono gli ormoni T3 e T4, che poi svolgeranno la loro funzione. Perché T3 e T4? T3 e T4 sono quindi quelle che possono portare a ipertiroidismo se ce n'è troppo, ipotiroidismo se ce ne sono troppo pochi. Anche qui è una semplificazione, serve per capire. In questo caso serve anche qui a capire se ci sono altre endocrinopatie in corso. Ci sono oppure no? Perché se ci sono, recenti studi degli ultimi anni hanno evidenziato che per i soggetti diabetici sono più frequenti anche altri tipi di endocrinopatie, che possono essere legate a fenomeni autoimmuni e non autoimmuni, in particolare nel soggetto diabetico di tipo 1, perché in chi ha diabete tipo 1 si instaura quindi un meccanismo autoimmune, per cui magari possono, come viene in questo caso, viene colpito il pancreas ed è la manifestazione principale, in altri casi possono essere correlati anche con altri organi, piuttosto che avere fenomeni come ad esempio la celiachia, che non è una vera e propria patologia diciamo grave come il diabete, però è una malattia caratterizzata da una reazione immunomediata, ovvero sistema immunitario mediata, che è sensibile al glutine, e sono sempre più evidenti studi segnalano la correlazione tra diabete e celiachia. Chi ha il diabete ha un rischio aumentato di sviluppare celiachia. Però di questo ne parliamo in un video in futuro.
Dietro troviamo quelli che sono invece gli esami del sangue con colore, aspetto, densità, pH, proteine, glucosio, corpi chetonici, bla 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 bla. Quello che magari vi può interessare sono i nitriti e le esterasi leucocitare, che sono quelle che sono responsabili, oddio responsabili, che si alzano e sono quelle che pongono al clinico un campanello d'allarme per eventuali infezioni. Esame del sedimento, quali ad esempio la citofluorometria, quindi vengono calcolati i batteri, se nella norma o se troviamo qualche batterio, in questo caso possono andare, e la quantità verrebbe indicata, possono indicare un'eventuale infezione delle vie urinarie, ma piuttosto che eritrociti, leucociti e cellule epiteliali. Abbiamo visto quindi un esame del sangue tipo e capendo il perché dei vari parametri e perché vengono scelti e cosa misurano. Io ti ricordo che su questo canale puoi trovare un'altra serie di video che sono tutti a tema diabete, tema della gestione delle glicemie, diabete sport, diabete sensori o diabete nuove possibilità terapeutiche. Ti ricordo prima di salutarti che puoi mettere un mi piace, un commento e di iscriverti qua sotto e attivare la campanella, così ti arrivano le notifiche dei video. Io ti ho detto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!